Cari amiche e cari amici, buongiorno. Oggi parleremo del frutto. Il frutto delle piante, oltre ad avere un'importanza considerevole nell'alimentazione umana, costituisce una inesauribile fonte di ispirazione anche per il mondo dell'arte. Chi non ricorda, ad esempio, le opere pittoriche intese come natura morta, come la canestra di frutta del Caravaggio o le teste composte dell'Arcimboldo? Ogni specie sviluppa un frutto caratteristico che è strettamente connesso alla tipologia di fiore. Da un fiore singolo si svilupperà un frutto semplice come questa arancia, mentre fiori riuniti in infiorescenze daranno origine ad infruttescenze. Sono infruttescenze a noi molto comuni il siconio del fico, come anche il sorosio del gelso o dell'ananas. Esistono poi dei frutti aggregati come la fragola, il lampone o la mora di Roma. Ma cos'è il frutto? Secondo i botanici, il frutto è la parte della pianta che si sviluppa dal fiore dopo la fecondazione. Esso contiene i semi ai quali assicura protezione e diffusione, permettendo così la permanenza della specie sulla terra. Se guardiamo questo rametto di limone, vediamo dei fiori, ma vediamo anche che un fiore ha perso i petali perché è stato fecondato. L'ovario si ingrandisce, dà origine a un piccolo limone che poi diventa limone adulto. Esistono veri frutti e falsi frutti. I veri frutti sono quelli che hanno origine dallo sviluppo delle pareti dell'ovario, mentre i falsi frutti derivano, oltre che dall'ovario, da altre parti del fiore, come i sepali o il ricettacolo ottavo. Tra i falsi frutti a noi molto noti possiamo annoverare la pera, la nespola o e soprattutto la mela. La mela di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, secondo la tradizione ebraico-cristiana, rappresenta il classico frutto del bene o del male. Ma perché la mela è un falso frutto, lo vediamo se servendoci di un piccolo disegnino. Da questo disegno possiamo vedere come in realtà il vero frutto è rappresentato dalla parte che noi non mangiamo, cioè dal torsolo, mentre la parte che mangiamo è rappresentata da un tessuto di riempimento del ricettacolo o talamo. Qui vediamo la cavità peduncolare e qui nella mela la cavità calicina. Ecco, i frutti si possono classificare in diverse tipologie. Un metodo molto semplice è quello che li distingue in frutti secchi e in frutti carnosi. I frutti secchi sono quelli che hanno il pericarpo, cioè l'insieme di esocarpo, mesocarpo ed endocarpo, cuoioso, legnoso a maturità, mentre i frutti carnosi sono quelli il cui pericarpo a maturità diventa succoso. Abbiamo tante tipologie di frutti, ma di questo ne parleremo giovedì prossimo. Grazie e buona giornata.